Ciao raga, oggi parleremo di Oakley Sutro, un po' diversi dal solito. Innanzitutto vorrei ringraziare l'ottica Morini per avermi prestato gentilmente questi occhiali. Ora, dopo circa 4 mesi di utilizzo, sono pronto a darvi le mie impressioni su questo tipo di occhiale. Il modello è un Oakley Sutro Light con la lente fotocromatica, ovvero si oscura quando il livello di luce aumenta. Gli occhiali li ho utilizzati veramente tanto in questo periodo di tempo che li ho avuti a disposizione, perché comunque è un occhiale molto versatile. Si può utilizzare praticamente in ogni condizione di luce e in questo breve periodo ho potuto capire i reali benefici di questi occhiali e quando, diciamo, si possono utilizzare per avere una resa efficiente. Eccoli qui, così è come stanno. Adesso sono controsole, quindi vedete che sono belli belli scuri. Però, come tutte le cose che fanno bene in tutte le situazioni, non possono eccellere in tutti i campi. La lente ci impiega circa 20 secondi a diventare scura del tutto, come in questo caso. Un tempo abbastanza alto perché quando abbiamo dei cambi di luce repentini la lente soffre un po'. Nulla di drammatico, ma è comunque da sottolineare. Poi la lente, essendo totalmente trasparente, non ha la tipologia prism, non accentua l'asperità del terreno, quindi è anche una cosa da sottovalutare quando ad esempio si fa un giro in mountain. Ora vi porto con me a fare un piccolo giretto per capire quando e quanto si scurisce o schiarisce la lente. Andiamo. Sono sotto il bosco e vedo molto bene. Ora c'è un pezzo tecnico in discesa e vediamo come si comporta. Vediamolo. Bene, come avete visto la lente si comporta bene anche sotto il bosco. E ora passiamo a chi la consiglio. Li userei in un lungo su strada perché magari alziamo la mattina, il tempo è incerto, non sappiamo bene che occhiali utilizzare perché magari la lente road è troppo scura, quella trail su strada non ha senso, quindi questo è un ottimo compromesso da usare praticamente in ogni condizione. Inoltre questi occhiali li vedo molto bene magari ad una persona non troppo esperta che cerca un tipo di occhiale o comunque una lente che vada bene sempre da utilizzare tutti i giorni, che non ha troppe pretese, diciamo, perché così facendo avrebbe un solo occhiale da utilizzare tutti i giorni senza spendere 1000 euro per ogni tipologia di occhiale di lente differente. Inoltre, questa forma di questo occhiale, ovvero il Sutro, penso sia il più swag di tutti, da utilizzare ogni attimo della giornata, cioè da quando ti alzi al mattino e vai a prendere il caffè. Esatto, adesso interpelliamo anche Michele che qua è giustamente... Salve, Oakley Expert. Allora, se volete dormire con degli occhiali, sono quelli più adatti, anche perché con la lente trasparente vedi anche di notte, di sera e di giorno. Poi che ne sai, esci fuori, vedi l'alba, c'è un po' di sole, poi diventa scuro, easy. Esatto. Poi comunque, il Sutro, ragazzi, il Sutro, nel senso, va bene sempre andare in giro, andare a far festa, andare a ballare, farsi non vanno, 200 km in bici. E poi esatto, li dovete vedere anche al contrario, non da buio a luce, ma se li metti che sta andando quasi di sera, che c'è un po' di sole, magari finisci il giro alle 8 e viene buio, sono trasparenti, toc, perfetto. Tac, torni a casa e vedi. Anche per un Everesting sono perfetti, perché fare 10 ore, 15, 20, non lo so, non l'ho mai fatto, in sella, comunque con questo occhialetto, tac, lente trasparente di sera e al mattino, scura durante il pomeriggio, nelle ore più calde e via. Voglio ancora ringraziare Ottica Morini per avermi prestato gentilmente questi occhiali. Spero di portare avanti questa collaborazione. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Tra l'altro vi lascio una chicca in descrizione, ovvero un canale per pochi dedicato esclusivamente a Oakley, dove parleremo di ogni tipologia di occhiale. Detto questo, il video finisce qua. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace, iscriviti al canale e ci si vede ai prossimi appuntamenti. Cheers!